importante, proprio quando inizio a registrare il cane inizia a abbaiare. Che bello. Comunque ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è lunedì 25 luglio, quindi in bocca al lupo a tutti coloro che devono provare il test per la specializzazione domani 26 e sono le quasi 2. Questa mattina io e papà abbiamo fatto... Non ce la posso fare. Abbiamo fatto dei giri... Abbiamo fatto dei giri a Roma perché dovevamo fare delle cose e io dovevo stampare le sbobine dell'esame di settembre. Sono qua, viene da piangere. Viene da piangere perché oltre a quelle sbobine che sono giganti, ho anche queste due dispense da fare. Allora, per questo esame ho deciso di stampare le sbobine semplicemente perché andando al mare non voglio utilizzare troppo l'iPad perché mi si surriscalda tantissimo. Quindi molto probabilmente lo porterò comunque, però lo utilizzerò per fare le mappe principalmente. Perché se dovessi utilizzarlo sia per leggere le sbobine che per fare le mappe mi va in palla. E le sbobine invece non le ho rilegate perché comunque non le uso per studiare, cioè le uso per leggere, fare le mappe e poi basta. Quindi poi il mio obiettivo sarebbe quello di regalarle a qualche mia amica che deve fare poi l'esame o di insomma vendergliela, vediamo un attimo. Quindi sono passata a Roma a prendere anche uno dei portalistini che ho acquistato un bel po' di tempo fa, sperando che ci stia tutto. E questo è il portalistini, ha 40 buste, spero dovrebbero entrarci, perché ovviamente metto una sbobina per busta. E per il resto basta, abbiamo fatto un po' di acquisti, dopo vi faccio vedere l'acquisto diciamo del video che sarà anche sulla copertina, quindi sicuro l'avrete già visto. Però adesso vi faccio vedere giusto quelli che le cose insomma che ho preso più da tutti i giorni. Quindi adesso vi posiziono e poi vi faccio vedere tutto. Allora, sono andata da Terranova perché ho visto una maglietta, diciamo che quello era il motivo principale per cui sono andata. Delle magliette come questa, però che avesse lo scollo a V, perché adesso fanno le magliette come questa qua, ma tutte accollate. Cioè, io non lo so come fanno a mettersele perché fa un caldo assurdo. Quindi l'ho trovata di questo colore meraviglioso, fatta in questo modo, quindi ha lo scollo a V. Semplicissima e poi risulta aderente come questa qua, un pochino di meno, però sempre aderente. E questa costava 7,99 in sconto. Poi invece ho preso due cose invernali, in realtà è lo stesso prodotto, però in due colorazioni differenti, perché la stavo cercando da mesi ormai perché andava super di moda questo inverno, però sinceramente a prezzo pieno non ce l'avrei mai presa. E sto parlando di questi gilet che vanno prevalentemente con le camicie, ma secondo me anche con una maglietta a collo alto sotto non stanno male. L'ho presa di questo azzurro, che ovviamente è super in palette, quindi yeah. E poi identico in questo rosa, uguale alla maglietta. Quindi sono molto contenta, li ho pagati 10 euro l'uno, venivano 20, quindi sinceramente va benissimo così. E quindi sono molto molto contenta dei miei acquisti. Adesso però devo sistemare tutto questo casino, perché come al solito si creano sempre dei casini sulla mia scrivania. Sto morendo di sede, quindi non vedo l'ora di... e anche di fame, perché in tutto questo non abbiamo mangiato, perché abbiamo fatto appunto 20.000 giri. Comunque, adesso sistemo un attimo, sistemo anche le sbobine e poi vado a mangiare. Ciao ragazzi, allora sono passate un po' di ore perché adesso sono le 6:25 e io mi sono messa a studiare, infatti ho iniziato a sottolineare le prime pagine, però mi sono scordata che non vi ho aggiornato su che esame sto facendo, perché in teoria ve l'ho detto nel video precedente, ma poi in fase di editing ho cancellato quelle parti perché sennò il video sarebbe diventato troppo lungo e soprattutto non aveva senso perché comunque vi stavo parlando dell'ultimo esame della sessione estiva, invece qua iniziamo già a proiettarci per la sessione di settembre. E quindi
A parte che ho appunto iniziato a, cioè ho smistato tutte le sbobine nel raccoglitore, cioè nel portalistini che vi ho fatto vedere, e le ho divise nelle varie materie, ma adesso vi dico qual è la materia che andrò a fare. Come vi avevo preannunciato in qualche esame precedente, in qualche video precedente, avrei dovuto fare PS2 a luglio. Poi alla fine l'ho sostituito con farmaco 2 perché appunto il tempo era troppo poco e pensavo di avere un sacco di tempo per farlo a settembre. In realtà effettivamente questo non è vero, perché è comunque estate, i miei genitori sono andati in ferie, c'è il compleanno di mia mamma, io partirò per una settimana e andrò dal mio ragazzo, quindi comunque alla fine dei conti il tempo effettivo per studiare quella materia gigantesca non c'era e sinceramente non la volevo fare male e soprattutto non volevo rischiare di essere bocciata e poi dover rifare tutto da capo. In più, visto e considerato che nella mia carriera universitaria soltanto l'anno scorso sono riuscita a fare un esame a settembre, ho detto evitiamo per favore di saltare un'altra sessione di settembre e fermiamoci a fare un esame un po' più semplice. Quindi farò l'esame di specialistiche che da noi comprende otorinolaringoiatria, oculistica, odontoiatria e chirurgia maxillofacciale, in più audiologia che credo sia compresa in otorino, non lo so. Ho deciso appunto di fare questo esame perché è un pochino più piccolo, anche se comprende queste materie, è molto più piccolo rispetto a PS2, anche se in realtà anche questo ha i suoi pregi e difetti. I suoi difetti sono che devo recuperare un po' di argomenti che vengono chiesti nelle domande ma che non sono stati spiegati e i professori come gli gira, diciamo, anche qua, vabbè. Però secondo me è stata la scelta più intelligente da fare. Poi se riesco ci aggiungo anche infettive, ma non ne sono sicura al 100%. Prima mi concentro su questo e poi farò infettive. E come vi dicevo, ho dovuto stampare le sbobine per una questione di praticità, perché andare al mare con l'iPad, soprattutto questo molto vecchio, cioè molto, comunque ha 4 anni, quindi le sue prestazioni cominciano un po' a diminuire, soprattutto con un estremo caldo che sta facendo in questi giorni. Io sto sudando soltanto per parlarvi. Non sarei riuscita a studiare al meglio. Ovviamente non mi posso portare il computer al mare perché, cioè, non se ne parla proprio, e quindi ho fatto questa scelta. Me ne sono pentita? Sì, perché ho pagato 26 euro per delle stampe, ma va bene, diciamo che con l'iPad sono riuscita a risparmiare veramente tantissimi soldi di stampe, però questa era necessaria. Ovviamente da settembre in poi si ritornerà con computer e iPad, perché alla fine mi trovo molto molto bene. E comunque, come al solito, sto sottolineando con il mio metodo, quindi dei cerchietti, come potete vedere utilizzo qualche evidenziatore, ma giusto per i sottotitoli. E basta, per il resto vado così. Per ora sto facendo la seconda sbobina perché tratta quasi gli stessi argomenti della prima, così prima di fare lo schema, che ancora devo capire se fare su XMind oppure se per questa materia mi conviene fare degli schemi proprio su GoodNotes, e finisco di leggere appunto questa seconda sbobina e poi faccio queste mappe barra riassunti. Quindi vi ho aggiornati su tutto, adesso richiamo la mia amica e adesso vi faccio vedere il famoso acquisto che vi avevo detto che vi avrei fatto vedere, che è un bellissimo giacchetto per la moto. Allora, in realtà questo è diciamo la visione sfoderata, quindi lo vedete così cicciotto perché dentro c'è sia la parte interna, l'imbottitura interna, sia la protezione esterna per renderlo più autunnale. E niente, questo è il giubbotto, molto molto bello, devo dire, veramente veramente bello. E vedete, questa è l'imbottitura interna e questa invece è la protezione esterna, che mi sto perdendo quindi penso che la riattaccherò. Ciao ragazzi, allora, piccolo aggiornamento, sono le 7:43, lo sto facendo vedere dal telefono vecchio, e io ho finito già da un po' di sottolineare appunto le sbobine, non ho ancora iniziato a fare degli schemi perché è un argomento troppo generico e non riesco a capire come è classificato, quindi vorrei
continuare un attimo a leggere le sbobine successive e poi organizzarmi bene. Comunque spero che non sentiate troppo casino fuori, ma qui purtroppo, come vi ho fatto capire in qualche video precedente, è un po' un casino. Comunque, come sapete, ormai io sto facendo sempre 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 questi file di organizzazione di ogni materia. In questo caso appunto è la materia di specialistiche. Poi vi farò magari un video più aggiornato sul metodo di studio, perché mi sto trovando molto bene. Qui abbiamo il programma delle varie materie, poi l'organizzazione delle sbobine e le domande degli appelli precedenti. In questo caso ho iniziato a sottolineare le domande di Maxillo, che è appunto la materia che ho cominciato, giusto per avere un'idea delle domande che fanno, e mi sembra che facciano sempre le stesse domande, quindi vabbè. Adesso l'obiettivo della serata, se ci riesco, è fare un ripasso delle ossa del cranio, perché appunto Maxillo si basa sulle ossa del cranio e io non mi ricordo niente. Quindi adesso andrò su internet, cercherò ossa del cranio e mi farò un bello schema sull'iPad, che dopo vi faccio vedere. Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi è ovviamente il giorno dopo, perché è martedì 26 luglio e sono praticamente le 12. Adesso proprio. Allora, ieri alla fine non vi ho più aggiornati, non mi ricordo per quale motivo. E sicuramente perché, boh, dopo cena non è che ho tanto da raccontare. Mi sono messa a guardare Stasera tutto è possibile, poi sono andata a letto, quindi cioè cosa molto molto easy, anche perché avevo un sacco di sonno ieri, questo caldo mi sta uccidendo. E invece questa mattina mi sono messa a studiare. Mamma mia, queste sbobine sono tantissime. Mi sono messa a leggere due sbobine di Maxillo e sono arrivata alla conclusione che devo per forza fare questa dispensa, perché purtroppo questo professore, non so se è sempre lo stesso, ma penso di sì, cioè spiega gli argomenti senza spiegarli, nel senso che ci fa vedere degli studi clinici e ce li descrive, però poi io all'effettivo non so cosa devo sapere. E quindi mi sto sbrigando a leggere tutte queste cose. Mi mancano due sbobine da 13 e 15 pagine, se non sbaglio. Quindi mi sbrigo a leggere queste altre due sbobine e poi faccio questo, prendendo le cose importanti e iniziando a fare una sorta di schema o mappa. Ancora non ho deciso, perché appunto non avendo ben capito che cosa devo sapere, non so ancora se fare una mappa o uno schema, ma forse farò uno schema, perché comunque è pieno di immagini e fare una mappa non avrebbe tanto senso. Quindi niente, questo è il panorama dello studio. Vorrei finire questa settimana di fare Maxillo, così che poi posso concentrarmi sulle altre. Forse la settimana prossima faremo qualcosa, insomma, con i miei, andremo in giro da qualche parte oppure al mare, quindi vediamo un attimo. Voglio cercare di finire il prima possibile di fare queste cose, quindi... Ah, poi ecco che cosa vi volevo dire prima che mi scordo, che sono usciti, cioè è uscito il calendario delle lezioni, che dovrebbe essere praticamente definitivo. Ci potrebbe essere qualche cambiamento, ma veramente, veramente... difficile che accada, e sono molto contenta. Devo dire che non è per niente male. Ovviamente queste sono soltanto le prime settimane, perché a noi ogni settimana cambia, però avremo il venerdì libero, quindi bello, weekend lungo, fantastico. Così almeno riesco a organizzare forse qualcosa fuori, magari un weekend fuori. E poi il martedì e il mercoledì iniziamo alle 9 e finiamo all'1, non tutti i martedì e mercoledì, più o meno, insomma, a seconda delle settimane. Poi ovviamente il 1° novembre è festa, quindi facciamo ponte da venerdì 28 fino a martedì 1, quindi bellissimo. Infatti in questo caso il mercoledì, giovedì e venerdì facciamo 8-2, ovviamente per recuperare le ore che non siamo andati. E poi finiamo le lezioni il 7 dicembre, fantastico, perché l'8 è festa e quindi finiamo il 7, mercoledì, cioè veramente veramente bello. Quindi adesso pensavo di iniziare a segnarmi queste cose sull'agenda, tipo i vari venerdì liberi, quando è che entriamo alle 9, usciamo all'1,
le scrivo a matita perché così se dovessero cambiare almeno posso giostrarle come voglio. E avendo cambiato appunto il giorno dell'esame, fortunatamente, cioè l'esame da fare a settembre, fortunatamente non perderò giorni di lezione, tra virgolette, perché questo esame sarà a metà settembre, le lezioni iniziano il 26, quindi io non perdo nulla e soprattutto mi posso fare almeno una decina di giorni di pausa, quindi sono molto contenta. Appena uscirà poi il calendario vero e proprio che io posso salvare in PDF, disegnare direttamente sul calendario le lezioni che a cui sono presente e quelle in cui invece sono stata assente. E adesso vedo se riesco a trovare quello dell'anno scorso, perché vi giuro mi sono trovata malissimo perché all'inizio non l'avevo fatto e mi sono trovata male poi a calcolare diciamo, il reale numero di ore che avevo seguito. Vi faccio un esempio, ho preso quello dell'anno scorso. La mia idea è quella di, attraverso l'applicazione di Anteprima, di prendere l'evidenziatore e andarmi a evidenziare le cose, cioè le lezioni che ho fatto, in giallo quelle che faccio, in rosa invece quelle che potrei saltare per eventuali problemi. In questo modo, quando finisco l'anno, quindi quando arrivo fino alla fine delle lezioni, posso contare quante ne ho saltate e almeno tenere traccia del minimo delle ore. Quindi niente, io mi trovo molto bene a fare così. Soprattutto se avete le lezioni obbligatorie, secondo me è un metodo molto molto valido. E basta, adesso mi vado a segnare queste cose e poi continuo la lettura. Ho iniziato a leggere la dispensa perché ho quasi finito le sbobine, mi manca soltanto l'ultima, che a questo punto farò domani. Ho iniziato a leggere la dispensa giusto per avere un'idea di come fosse fatta. In realtà ho scoperto che sono delle sbobine vecchie del 2015-2016, però sono molto ben impostate rispetto a quelle insomma, del mio anno in cui queste cose non sono state spiegate. L'unica cosa è che le immagini sono veramente veramente scarse, quindi ci sono alcune informazioni che non mi sono ben chiare. In più questa materia non è che mi faccia proprio impazzire, infatti io diciamo detesto tutte le materie che hanno a che fare con i denti, infatti odontoiatria io non l'ho mai messa tra le sedi appunto di medicina. E un altro dubbio è che non so se fare gli schemi di cioè di questa materia in particolare, perché uno appunto non mi piace, due non è che io abbia tutto questo tempo da buttare a fare altri schemi e comunque le cose da sapere non sono tantissime. Quindi boh, sono un po' indecisa. Per ora non le faccio, anche perché cioè queste sbobine sono soltanto 60 pagine circa, quindi sarebbe anche facile andare a ripassare soltanto questa. Quindi non so proprio che fare, sinceramente, sono un po' in dubbio. Comunque per oggi direi che lo studio basta e avanza perché ho fatto veramente un sacco di cose, cioè ho letto 3 sbobine più 20 pagine di altre sbobine, quindi basta, non ce la faccio più. E quindi direi che posso chiudere qui il video, così il pomeriggio lo dedico insomma ad editarlo e se mi va posso anche uscire.
Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuti come al solito, quindi se così fosse vi ricordo di lasciare il like a questo video, iscrivervi al canale se ancora non lo avete già fatto e di attivare la campanellina, in questo modo non vi perderete nessuno dei prossimi video, visto che mi sta piacendo molto fare questi videoblog e inoltre ho anche in mente di fare alcuni video back to school un po' diversi dal solito. Diversi anche un po' dagli altri youtuber, perché appunto, come sapete, ormai l'haul della cancelleria non lo faccio più. Quindi, detto questo, io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!